Buongiorno ragazze, finalmente riesco di nuovo a girare un video. È passato tantissimo tempo dall'ultimo video, ma ho avuto un periodo veramente, veramente intenso e quindi non sono riuscita più a girare. Stamattina ho avuto un pochino di calma e ne ho approfittato subito per girare un video e sarà il video dei preferiti del mese di novembre. Cominciamo subito. Allora, il primo vi premetto che sono quasi tutti prodotti beauty. Comunque, bando alle ciance e cominciamo subito. Allora, il primo prodotto preferito del mese di novembre è questo rossetto di Saint Laurent, che è una delle tinte per labbra che sono uscite con la collezione. Perdonate la mia voce, ma tra l'altro è un periodo in cui ho anche parecchio mal di gola. E come vi dicevo, uno dei rossetti usciti con la collezione estiva, la Pop Water. Ed è questo bellissimo. Allora, intanto vi dico il numero che è il 209, non so se la telecamera metta fuoco, ed ha questo bellissimo color fucsia rosso, un colore molto particolare, veramente veramente bello. L'ho usato tantissimo perché dura veramente tutto il giorno, dal momento in cui anche voi mangiate e bevete rimane comunque sulle labbra. Naturalmente perde un po' la brillantezza e la lucentezza comunque di come quando lo applicate, ma è veramente fantastico. L'ho usato tantissimo questo mese. Poi, altro prodotto beauty, e ormai per me è veramente un must, è lei, la Naked Basic. La sto usando tantissimo, ce l'ho su anche oggi, come potete vedere, ed è appunto, diciamo, la sto utilizzando veramente, veramente tanto. È la classica Naked Basic da colori neutri. Abbiamo il Venus che è un satinato e poi tutti gli altri sono matte. Veramente mi piace tantissimo. La sto utilizzando veramente tanto in questo periodo. Poi, altro preferito beauty del mese di novembre è questa matita nera per occhi della Makeup Forever, l'Aqua Eyes, ed è appunto la classica matita nera. Tra l'altro adesso devo anche temperarla, ed è quella che ho su in questo momento sotto la rima inferiore dell'occhio. Mi trovo benissimo perché è una veramente delle poche matite che mi dura tutto il giorno, è veramente waterproof. Premetto che costa parecchi soldi, nel senso che comunque per essere una matita occhi passa i 20 euro, mi pare costi 23-25 ora, non mi ricordo, però veramente a me dura tanto, siccome io comunque non lo so, ho provato veramente tutti i marchi per le matite, ma veramente tutti, dai low cost a quelli high cost, comunque ho provato anche Chanel e Dior e non lo so come mai non mi riuscivo a trovare neanche con quei marchi. Con la Makeup Forever invece mi trovo benissimo, quindi sicuramente quando finirà la riacquisterò. Poi, altro prodotto beauty è uno smalto, è questo smalto qui della Rimmel, che è quello che indosso in questo momento, è un pochino sbeccato, devo cambiarlo e rimetterlo, ma mi piace tantissimo ed è il colore numero 306 Velvet Rose. È veramente, veramente bello. L'ho trovato da Ipresop. O acqua e sapone, ora non mi ricordo, comunque una di quelle catene di negozi appunto per roba di profumeria, roba per la casa, comunque Tigotao, Ipersop, o acqua e sapone, comunque uno dei tre, e mi piace veramente tanto, è questo color rosa malva, bellissimo. Poi, finiti i prodotti, diciamo, beauty, passiamo ai prodotti cosmetici. Allora, in particolar modo nel mese di novembre ho utilizzato tantissimo questo contorno occhi della Dr. Organic, che tra l'altro è proprio un acquisto del mese di novembre, ed è l'Organic Virgin Olive Oil Eye Serum. Praticamente è un siero occhi che va benissimo appunto per prevenire le occhiaie, le rughe, scusatemi, le rughe, e io lo utilizzo appunto nel contorno occhi e quando lo metto ne metto un goccino appena sul dito perché è veramente efficacissimo e molto ricco il prodotto. E poi vado a fare un massaggio appunto tutta nella zona intorno all'occhio con l'anulare perché è il dito più delicato, come voi sapete, è il dito più delicato appunto per quanto riguarda i massaggi nel contorno occhi. E quindi questo l'ho utilizzato veramente tanto, anche se non sembra, perché a dire la verità, comunque arriva fino a qua il prodotto, ma perché vi ripeto, ne basta talmente poco e il risultato è talmente efficace che veramente vi dura una vita. Poi, altro prodotto per quanto riguarda i prodotti cosmetici è l'acqua micellare della Neutro Roberts, appunto l'acqua alle rose. No, non è della Neutro Roberts, scusatemi. Mi sembrava Neutro Roberts, chissà perché. Sì, è della Roberts.
Non è specificato qua, ma comunque della Roberts, appunto l'acqua micellare alle rose, struccante, mi trovo benissimo perché vi farò poi un video sulla mia routine di strucco aggiornata e utilizzo appunto questa. Prima passo la salvietta struccante, dopodiché passo l'acqua micellare su tutto il viso, in particolare naturalmente sugli occhi per struccarli al meglio, e dopodiché mi pulisco con un latte detergente o uno scrub a seconda, appunto per pulire al meglio la pelle. Però vi farò poi un video aggiornato per quanto riguarda la mia routine di strucco, anche perché ultimamente sto provando diversi fondotinta. Non solo bio, mi sto dando purtroppo in me di nuovo anche ai siliconici, ma hanno un bel effetto e comunque io svegliamo un attimo dei preferiti. Penso che non sia tanto il prodotto in sé, ma anche quanto noi poi andiamo a preparare la pelle prima del trucco e a struccarla poi, perché naturalmente se noi strucchiamo male la pelle, anche con un prodotto biologico, comunque rischiamo di rovinarla, perché rimane comunque un prodotto che, naturale o meno, alla lunga andare, se non struccato bene, va a ostruire i pori. Quindi comunque secondo me è molto importante anche il passaggio successivo al trucco, quindi poi allo strucco, quindi utilizzare prodotti che vadano a pulire bene e soprattutto a struccarsi, perché tante sono pigre e non lo fanno male male male. E quindi tornando ai prodotti preferiti, l'ho usata tantissimo nel mese di novembre, anche se anche per questa non sembra, perché ne basta veramente poco che è efficacissima. Poi, ultimo prodotto preferito del mese di novembre, ed è stato un acquisto del mese di novembre, è lui, il profumo di Yves Saint Laurent, il Black Opium, che è buonissimo, me ne sono follemente innamorata, mi piace tantissimo. È un profumo dolce, ma non troppo, e me lo sono voluto regalare. Subito ho pensato di aspettare un pochino, perché comunque questo è un 30 ml di prodotto e l'ho pagato 56 euro. Ma poi mi piaceva, ho detto, ma sì, alla fine uno lavora anche per farsi qualche coccola, quindi è giusto così. Allora ho deciso di comprarlo e l'ho usato tantissimo nel mese di novembre, naturalmente a dosi moderate, perché essendo un 30 ml, se me ne spruzzo una quantità industriale, nel giro di una settimana l'ho già finito. E quindi niente ragazze, questi sono tutti i prodotti preferiti del mese di novembre, non sono tantissimi perché essendo veramente impegnata con il lavoro e ho avuto veramente un periodo intenso, non sono riuscita a fare grandi acquisti, diciamo nei mesi tra ottobre e novembre, quindi provare tante cose. Ma adesso sto cercando di rimediare, vi farò vedere nuovi prodotti, vi parlerò appunto dei fondotinta che sto utilizzando. E niente, spero di fare presto un prossimo video. Io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia. Ciao!